Senti, prossimo libro. Hai fatto il pieno del Vaticano o ce ne sarà un altro? No, guarda, allora, io ho sempre mantenuto una perché una, ricordiamo una Vaticano regola. S.p.A. che era certo. stato un best-seller sì, anche sì. quello, appunto. Io, la regola della mia vita è che dei libri si parla quando sono stati scritti e quando sono in libreria, non prima, punto primo. Perché parlare del libro delle intenzioni lo fanno i politici, noi siamo giornalisti, parliamo dei fatti. Che poi le intenzioni non corrispondono esattamente da parte e dei quindi, politici, esattamente. Per non quello, sempre per quello però, lo dico. E non tutti, diciamolo, se no è certo. qualunquismo anche però questo. Però lo dico, nel senso che, quindi al momento tu mi stai dicendo, tu al momento stai scrivendo un nuovo libro? No, al momento ho finito adesso quarto grado, e sto presentando Via Crucis ancora certo. in giro per l'Italia, mi sto godendo questo proscioglimento che psicologicamente per me è stato importante, me ne sto accorgendo più adesso di prima. Sulla tua famiglia ha pesato, tua moglie per esempio? Ma io guarda, ho una famiglia dove siamo, come dire, molto molto come possiamo dire? Solidali? Sì, ma c'è qualcosa di diverso. C'è qualcosa di primitivo, nel senso che basta guardarsi negli occhi. I miei figli mi guardano negli occhi, mia moglie mi guarda negli occhi per capire se c'è pericolo, se c'è paura. Bellissimo. Questo grazie credo anche al vostro modo di essere perché, esatto. e alla fortuna di esservi incontrati, perché anche quella teniamola presente. E io devo dirti, Simone, non ho dato mai loro motivo di avere paura. Anche perché io avevo la profonda. Sono piccoli i tuoi figli, sì. no? C'hanno pochi io avevo anni, la profonda, cioè, profondissima serenità di aver fatto il mio lavoro. A volte ho sbagliato in questi anni, qualche volta facendo il mio mestiere. Ho fatto del male degli innocenti, ho chiesto anche delle scuse. Può succedere a volte. I giornalisti, come tutti, possono sbagliare. Questa tu volta, hai avuto un momento in cui c'è stata questa consapevolezza? Ma io in questo con caso, Belpietro, se in non questo ero, caso, vero? Sì, ma io in questo caso non ho sbagliato, capito? È riportato. Cioè, in questo caso io avevo la serenità. Sai, io faccio il giornalista da 25 anni, qualche errore l'abbiamo fatto tutti. Certo. Ma poi però fare vuol dire anche sbagliare. Esatto. L'importante è prenderne, averne consapevolezza e cercare di migliorarsi. In buona fede, anche di farlo in buona fede, questo non di attaccare assolutamente. Parlare male per il gusto di fruirne, perché in realtà anche il pettegolezzo estremo e nasce non tanto dalla malvagità, diciamo pure psicologica, la scelta da parte di chi lo fa, ma anche da interessi. Beh, ma è una scritto, manipolazione. Questo ha scritto un libro sul pettegolezzo nella Chiesa, un libretto, è uscito 2 mesi fa, Monsignor Viganò, che è il nuovo prefetto della Segreteria per la Comunicazione del Vaticano, e il pettegolezzo nella Chiesa è un'ulteriore un'arma. Piaga rispetto a quelle che già indicava Rosmini, insomma. Quindi un'arma, diciamolo, certo, un'arma. Un'arma. Certo. Allora, bene pensare, bene fare se possibile e male non operare. E senti, con te sarebbe da non concludere, ma da andare avanti per chiederti tante altre tue opinioni, tanti pensieri. Sei un opinion leader e questo ti pesa sulle spalle o no? Ma non sono un opinion leader. Non lo sei? No. È modesto. Sono un cronista. No, ma io sono un cronista, faccio il mio lavoro. Però vali su, perché ti chiami Gianluigi Nuzzi. Sei troppo generosa, sei troppo generosa. Ma vedi, Silvana, io sono entrato nel mondo della televisione da 3 anni. E cerco sempre di avere i piedi per terra. La televisione è bastarda, ti tira fuori tutta la verità. Se tu dici una cosa e non ci credi, la gente Verissimo. A casa se ne accorge. Sono io di questo convintissima. E quindi è un perfetto letto di psicanalisi la televisione. Però al tempo stesso io ho cercato sempre di essere me stesso e sono me stesso e cercherò di esserlo sempre. Cioè io non sono un opinion leader, non mi riempio la bocca di parole per darmi delle arie. Perché anche sono un po'... come dire, di rito ambrosiano, come vivendo in questa casa. Vuol dire, vivendo a Milano, vuol dire che i milanesi sono concreti, generosi, pragmatici
Guarda che si offendono tutti gli altri, che non sono no, milanesi. No, no, ma lo dico per l'educazione ricevuta. Sì. Poi io ho delle aggravanti che sono per metà trentino. Sì. E quindi i trentini sono asciutti. E tua moglie com'è? Magari scopriamo il siciliano. Mia moglie no, mia moglie è una milanese che però io dico sempre che è terrona. Ecco e lo dico questo aggettivo, lo dico Amandola, perché magari... Certo. No, lo dico con un papà di Napoli. Cioè, di lei? No, di me. Ah, e allora, io sono mezzo napoletano. Non tacere ciò. No, no, ma lo dico perché dico anche altresì che il guizzo napoletano, cioè la capacità di sopravvivere in un deserto per mesi, perché questo è il napoletano, dove va lui inventa qualcosa, ecco, è una marcia in più che mi ha dato i miei antenati. Grazie. A voi.